Io sono convinto che la trap sia uno dei più grossi avvenimenti che ci sia stato nella musica, di importanza storica. Cioè, la trap ha davvero cambiato la musica. Scusa. Era una tosse di disaccordo? No, è una tosse di approvazione. Ah. L'idea di fare un album insieme è venuta da me. Gliel'ho chiesto io. L'avevo pensato prima, però mi vergognavo. Ho avuto io il coraggio di chiederglielo. Mi piace molto Emiliano, sia come persona che come artista. Sono sempre stato fan dei suoi lavori, anzi, proprio essendo fan dei suoi lavori, ero dispiaciuto del fatto che non facesse un disco ogni 6 mesi, magari non ogni 6 mesi, ogni 8 mesi, e quindi lo costringo adesso, tra 8 mesi, nuovo disco di Emiliano. Questo è un album molto libero, non avevamo schemi, non avevamo strutture, e questo lo rende un po' difficile da incasellare. Sì, forse quello che dici tu è vero, adesso col senno di poi. Forse è vero semplicemente perché durante la lavorazione non abbiamo ascoltato quello che avveniva intorno a noi, quindi comunque ha preso un percorso a sé. Da una copertina ci è venuta l'idea per un brano, non ricordo se era perché la copertina era molto bella o molto brutta, che poi è totalmente indifferente a un certo momento quando fai il giro, dato che la bellezza è circolare. Stavamo in studio da Steve Dubb e Irene La Medica. Io ero appena arrivato da Napoli. Lui stava lavorando a un pezzo, io ti ho messo le voci, poi quel pezzo è sparito. Sì, però abbiamo fatto amicizia 20 anni fa. Poi musica senza musicisti. Non sembra, ma abbiamo 20 anni di amicizia. Lavorare assieme per me è stato molto stimolante, non avevo mai, è la prima volta nella vita mia che ho la possibilità di produrre per una persona davvero capace, ho prodotto per persone che purtroppo mi chiedevano del, però poi non sono mai uscite grazie a Dio, perché Dio si mette sempre in mezzo, quando escono delle cose brutte da parte mia me le blocca in qualche modo. Sono rimasto un po' intrappolato dal fatto che dietro le parole ci siano dei concetti, e allora mi rimane giocare quei concetti, che è una cosa anche pericolosa, perché una volta che si innesca una catena nel cervello tra un concetto e l'altro, poi non smetti di pensare, vai avanti, ed è il modo in cui nascono i brani, ecco, dal mio punto di vista. Sì, che tra l'altro è venuto da poco mi sono messo a scrivere in napoletano. Jacopo ha detto ma vai, fallo, e l'ho fatto. Mi è venuto anche abbastanza naturale, cioè sono cresciuto con quella roba là, quindi. Come stavo dicendo prima, sono cresciuto con lui, come si dice, con Pane e Pino Daniele. Pina è mia moglie, e quindi la Pina, e quindi ho voluto fare questo parallelo tra le due cose. Non saprei dargli una collocazione, forse perché noi siamo un po' fuori, nonostante noi si sia due rapper da un certo punto di vista, nella percentuale di importanza che diamo alle parole rispetto alla musica. Quindi ti dico, non saprei, se dovessi decidere, mi piacerebbe collocarlo nella stanza 3, la stanza 3 che è sempre la mia preferita. Io sono convinto che la trap sia uno dei più grossi avvenimenti che ci sia stato nella musica, di importanza storica. Cioè, la trap ha davvero cambiato la musica. Scusa. Era una tosse di disaccordo? No, è una tosse di approvazione. Allora, da un punto di vista non posso nascondere di essere molto felice, perché io sono cresciuto con il rap, quindi vedere il rap così importante in Italia, ai miei tempi, quando ero uno sbarbatino, era un sogno, no? Quindi vederlo
effettivamente realizzato da un certo punto di vista mi riempie di gioia, no? Dall'altro punto di vista, come si dice, non sognare le cose che poi si realizzano, ecco, dall'altro punto di vista mi piacerebbe poi nella pratica che avvenisse qualcosa di più costruttivo nei confronti della musica italiana. Onda Granda, Emiliano Pepe, D'Argento Amico. Tutti i lettori di Fanpage. Salutiamo tutti i lettori di Fanpage. Onda Granda a tutti. Onda Granda.